Benvenuti a questa serata che sarà sicuramente particolare, frizzante, con dei tratti anche trasgressivi, voglio subito annunciare, ma sarà anche divertente e simpatica. Tanti aggettivi, insomma, per questa presentazione di un libro sotto le stelle. Ringrazio i Meridiani, l'associazione che da 10 anni sponsorizza la cultura, ma soprattutto con la voglia di coinvolgere il pubblico, di farlo anche partecipe, perché un libro poi è anche fantasia, sogno, divertimento. E ringrazio ovviamente nella persona del dottor Alfonso Giarletta, che da anni appunto è il simbolo dell'associazione I Meridiani. Ringrazio anche il comune di Albanelli e il sindaco Renato Iosca che ci ospita. E prima di iniziare poi a presentare anche gli ospiti, invito sul palco la dottoressa Corrasi, che è assessore. Facciamo un applauso per un breve saluto, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio voi per la presenza, per l'assiduità, perché dal 21 che noi stiamo facendo questo tour de force con questa serie di incontri serali, dove abbiamo visto sul nostro palco qui ad Albanella, in questa spettacolare piazza, personaggi illustri nelle sere precedenti e anche questa sera. Io volevo ringraziare voi che ci avete onorato della vostra presenza qui questa sera, a te Paolo e a te Francesco, e in particolar modo a Paolo, perché voi non sapete una cosa, io l'ho scoperto stamattina: Paolo, nel venire qui ad Albanella questa notte, è stato vittima di un incidente stradale che, per fortuna e ahimè, si è concluso nel migliore dei modi. Solamente l'auto ha riportato dei danni, mentre invece lui qui lo vediamo vivo e vegeto. Veramente lo volevo ringraziare, perché grazie alla sua professionalità e determinazione lo abbiamo qui questa sera ad Albanella. Quindi io ringrazio tutti quanti voi, vi auguro un buon proseguimento e niente, andiamo avanti con la serata. Grazie. Allora, noi ringraziamo l'assessore che ci ha svelato questa piccola e piacevole notizia, perché ovviamente il nostro Paolo Fittipaldi, che è un autore, è famoso anche perché lui fa radio, è stato anche a Zelig, quindi è uno che ha la battuta pronta, lo spirito frizzante anche. Lui vive a Milano, però è nato a Sanremo, quindi è un mix, è davvero una persona molto speciale. Da stasera Kennedy disse: "Ich bin ein Berliner, ich bin ein Albanella", Albanella. Giusto, si dice così. Esattamente. E questo è il suo libro, Paolo Fittipaldi, Vorrei un tatuaggio color carne, edito da Mondadori, che poi vi invitiamo, poi ve lo ricorderò anche a fine serata, anche a comprare, perché è un prezzo modico, 10 euro proprio per la serata, e lo ringraziamo per aver fatto lo sconto. Così come vado a presentare l'altro libro, il numero 1, Confessioni di un marchettaro, anche lui uno sconto particolare. Costa 14 in vendita, 12 euro questa sera qui ad Albanella per la serata di un libro sotto le stelle. Ed è Francesco Mangiacapra, che è un avvocato, come poi dopo avremo modo di dire, e anche lui, insomma, è un influencer, è un blogger, ha tanto seguito anche sui media. E poi alla mia sinistra l'opinionista Sergio Vessicchio, che è insomma molto noto in zona, e sicuramente voi lo conoscete anche per le trasmissioni sportive, segue la Salernitana e quant'altro. Io sono Antonio Elia e vi saluto e vi ringrazio per la presenza qui stasera, perché parlare di cultura è sempre difficile, tra virgolette, perché la cultura, sentire il termine cultura delle volte può essere sinonimo di un qualcosa di non bello per qualcuno. Cioè, la cultura per qualcuno è solamente divertimento, il palco, la serata chiassosa. Invece la cultura, per chi ama leggere, è un qualcosa di fondamentale, perché ti accresce l'animo e ti accresce soprattutto l'intelletto. E noi questo vogliamo fare, vogliamo parlare di cultura con questo libro che Vorrei un tatuaggio color carne. A me mi è piaciuto soprattutto in questo libro alcune battute davvero esilaranti, come per esempio dice: "Mi fai un tatuaggio in giapponese, però fammelo vedere in italiano, perché in giapponese non lo capisco". Cioè, è una cosa allucinante che solo lui poteva andare a ricercare con i tuoi tatuatori. Ci spieghi un po' questo libro. Hai scelto la parola giusta, perché è ricercare. Allora, io su questo libro ho fatto un lavoro di ricerca, io ho passato un anno
che uno dice potevi spenderlo meglio. Io invece ho passato un anno negli studi dei tatuaggi e nelle tattoo convention. Io non so quanti di voi hanno un tatuaggio, qualcuno l'ho visto, altri magari se lo vogliono fare, non so, no? Qualcuno ad esempio tra un po' se lo farà. E io vi posso dare un dato molto significativo che, come dicevi tu prima, disegna un po' uno spaccato di società italiana molto forte. Ci sono più di 8 milioni di tatuati in Italia, no? Siamo uno dei paesi più tatuati d'Europa. Io semplicemente, siccome sono un cialtrone di professione, io sono stato uno degli autori di Camera Caffè, Zieri, insomma ho fatto comicità, ho chiesto semplicemente ai tatuatori qual è la cosa più strana, una minchiata più eclatante che i clienti chiedono ai tatuatori. E quello che è uscito è una roba veramente incredibile, insomma, anch'io facevo fatica a credere. Ci sono delle persone veramente di una simpatia incredibile, ecco. E insomma, poi possiamo leggere qualcuno se volete, insomma, se volete fare qualche domanda, voi sentitevi liberi di fare le domande che volete. Vedo che qualcuno magari è qui incuriosito. C'è subito Sergio che ha una domanda per te. No, più che una domanda, parto dal titolo che comunque è un presupposto. Vorrei tatuaggio con la carne che sembra partire, fare una parabola, ritornare al punto di partenza, cioè al colore della pelle. Sì, perché c'è molta gente che è timorosa, nel senso che vorrebbe ma non lo fa. E quindi il processo è abbastanza lungo. Questa qua è una richiesta vera, tra l'altro. Io pensavo che il tatuaggio color carne fossero degli schiaffi in faccia. Dici, guarda, ti tatuo io a sberle e voilà. E invece c'è gente che crede proprio perché ha paura di farselo, però lo vorrebbe. Perché paura? Ma perché, insomma, è una roba che ti porti dietro tutta la vita, no? È una cosa definitiva, nel senso. Poi ci sono adesso dei laser che possono cancellarlo, si possono coprire se a uno non piace più o si scolorisce, eccetera. Però fondamentalmente è un segno che ti fai sulla pelle che ti dura per sempre. Quindi, insomma, no? Specialmente in amore, no? I tatuaggi più gettonati sono il nome della fidanzata. Pensavo quello dei genitori. No, no, le fidanzate. Fidanzate, e vi svelo un segreto, che l'amore dura molto meno di un tatuaggio. Quindi questo io ve lo do proprio per assodato, quindi fate molta attenzione se volete tatuarvi. Però c'è qualcuno che ho conosciuto, tra l'altro, che è andato dal tatuatore chiedendo questo, ed è vero. Guarda, vorrei che mi tatuassi l'immagine della mia fidanzata sul petto, però me la dovresti fare un po' più bella. Oppure quella, cioè, oppure, oppure quella, Paolo, che il tatuaggio dopo la morte resiste, cioè la domanda classica. Questo è esistenziale, no? Il tatuaggio dopo la morte resiste? Non lo so, nessuno è mai tornato a dircelo. Comunque, guarda. Ecco Paolo, dando una visione alla tua pubblicazione, che ritengo, devo dire, anche molto positiva, perché si inserisce in un contesto molto particolare, che è quello della dubbiosità dell'intelletto, proprio per quello che tra l'altro non è una presa in giro, è culturalmente fatto, c'è anche un'infarinatura, no? Esatto, perché... però io non mi sono spiegato un'altra cosa. Cristiano Ronaldo non ha il tatuaggio. Perché, secondo te? Non ce l'ha? No. Ma magari se lo farà a fine carriera, non lo so. Beh, ci sono dei calciatori che ne hanno anche per lui, questo te lo posso dire. Lui ha detto che non farà mai il tatuaggio, perché pensava di fare seguito su questa cosa. E invece, nonostante questo, nonostante gli sponsor abbiano molto gonfiato questa notizia, questa cosa, questo stato d'animo, i tatuaggi, la gente e i tifosi dello stesso Cristiano Ronaldo se li fanno. Tu hai centrato un punto importante, perché il tatuaggio è entrato un po' nell'immaginario collettivo, nella moda, se vogliamo. In realtà è una roba molto antica. Paolo, I modelli non si fanno i tatuaggi, perché sennò non possono sfilare. Per cui anche questo tabù va pochettino particolareggiato. Perché i modelli e le modelle non sono tatuati? Beh, in realtà io conosco molta gente, adesso sta cambiando un po' tutto. L'ultima Miss Italia, ad esempio, è tatuata. Se non ricordo male, ha un tatuaggio sulla spalla. Nemmeno Francesco credo sia tatuato. No.
Beh, magari sotto la vestaglia, però magari non vogliamo indagare oltre, no? Non lo so, io poi... Antonio, credo di no. Assolutamente no, però... Ma ti tatuerò, non lo sapevo, non gliel'avete detto. Esattamente, però prima lui diceva, giustamente, che anche lui ha un solo tatuaggio, con un simbolo ben preciso, perché adesso stiamo scherzando un po' sul tatuaggio, però il tatuaggio prima era visto come una sorta di ghettizzazione. I tatuaggi erano fatti soprattutto alle persone che avevano problemi di giustizia, che era appunto in carcere, oppure le prostitute e anche i membri delle tribù. Invece adesso il tatuaggio è diventato una vera e propria sorta di cultura. Il tatuaggio è un qualcosa che rimane, come diceva nella battuta, per sempre, e rimane anche nello spirito della persona, quindi il simbolismo diventa qualcosa di veramente importante. Questo è molto, c'è anche un sacco di gente che non capisce una minchia, questo te lo posso sottoscrivere, che si fa i tatuaggi così a caso, giusto perché magari lo vedono sul rapper che è preferito, piuttosto che il calciatore. Il mio di tatuaggio è una storia particolare, perché in realtà questa è una cover. Io sotto ne avevo un altro, e questa è una storia che mi vendo spesso. Facciamo vedere? Sì, allora, questa è praticamente la coda di Moby Dick. Moby Dick è un tatuaggio dedicato al libro che mi ha cambiato la vita e che mi ha spinto poi da ragazzetto ad avvicinarmi alla letteratura, quindi sono molto affezionato a Herman Melville. Però sotto, io, tipo 10 anni fa, 15 anni fa anzi, vivevo a Londra. E decisi di farmi il tatuaggio così, senza motivo, senza niente, e volevo simboli cinesi. Quindi è vero, ragazzi, poi adesso rideremo, ma entrai in un ristorante cinese a Chinatown, fermai un cameriere che non parlava inglese, ma io neanche, quindi non so come ci capimmo, e gli chiesi di tradurmi una frase. 15 anni dopo scoprì che il simbolo che avevo sul braccio voleva dire zuppa di pollo. Ora, se decidete di farvi un tatuaggio, pensateci almeno un pochettino. È molto importante questa cosa qua. Però c'è un altro aspetto che va chiarito. Perché i tatuaggi devono essere di numero dispari? Perché? E questo è una cosa bellissima, perché è terribilmente curiosa, affascinante. Più che curiosa. Allora, Thomas Cook, in ritorno dai suoi viaggi in Nuova Zelanda, Australia, annotò sui suoi diari di viaggio per la prima volta queste popolazioni indigene e i loro tatuaggi. Ok? Tornato in Europa, iniziò a parlarsi di questa moda e approdò, fu presa, diciamo, raccolta dalla marineria, da chi lavorava sulle navi. Ai tempi, fare una traversata sull'oceano non era cosa molto semplice, tra i pirati, i corsari, le tempeste, le vele, era molto dura. Per cui si iniziò a usarsi a fare un tatuaggio di buona speranza, di buon auspicio, prima della partenza, prima di salpare. Il secondo tatuaggio si faceva all'arrivo. Perché? Perché voleva dire che eri arrivato sano. Il terzo tatuaggio, e qui il dispari, si rifaceva una volta tornato a casa, perché significava che avevi portato a casa la pelle. Questo è l'arcano. Questo è l'arcano. Un'altra domanda particolare, perché poi nel corso del tempo noi ci siamo sempre incuriositi, anche se poi non abbiamo mostrato volutamente, ma anche per superbia, diciamo così, l'interesse verso i tatuaggi. La farfallina di Belen può essere stata uno spartiacque per l'accettazione o meno pubblica del tatuaggio? Beh, io guarda, la farfallina di Belen ha sicuramente lanciato una moda in più. Ne eravamo già arrivati da la primissima che lanciò il tatuaggio in televisione, fu Michel Hunziker con il suo semi bracciale sul braccio. Poi venne Bobo Vieri e Coco, che furono tra i primi calciatori, per ovvi motivi mondani, che lanciarono. Storico, insomma, quello di Maradona con Che Guevara. Maradona, esatto. Quindi da lì, insomma, poi ha degenerato un po' la cosa sotto certi aspetti. Però ti do ragione che fece molto scalpore e, insomma, se ne parlò tantissimo, tantissimissimo proprio.
Ma non so se per la farfallina o per Belen. No, perché fu un fatto mediatico al Festival di Sanremo, che solitamente è anche un po' di patria, ecco, perché dice è un sacro questo Festival di Sanremo, mi sembra. Poi io sono di Sanremo, i miei primi lavori furono la maschera al Festival di Sanremo, io per controllavo cui... i pass ai VIP. Guarda un po', è un figlio, faresti fare il tatuaggio? Sì, perché no, è una scelta sua, da maggiorenne ovviamente, ovvio che prima lo obbligherei in qualche modo a documentarsi, perché per me, forse perché il mio lavoro è lo scrittore, io lo faccio di mestiere questo, anche se mia madre non l'ha ancora capito, faccio una fatica a spiegare cosa scrivi, mangi, no, perché cioè, ma mangi facendo, così ogni tanto salto i pasti, però insomma... Però sì, il documentarsi ti rende consapevole di una cosa e poi sarai più sereno, sarai più consapevole se farlo o meno, tutto qua. Perché la Chiesa non ha mai bocciato il tatuaggio? Allora, sulla Chiesa ci sono varie cose. Innanzitutto il primo tatuatore fu Dio. Pochi lo sanno, però è nella Bibbia. Caino e Abele, li conosciamo tutti. Caino, agricoltore, Abele, allevatore, fanno un'offerta al Signore, il Signore sceglie gli agnelli di Abele, Caino si incazza perché a quei tempi erano abbastanza irascibili, ammazza il fratello e Dio lo caccia con il segno di Caino, il marchio dell'infamia, che di fatto è un tatuaggio. Nel Levitico c'è scritto di non marcarsi la pelle, di non farsi i tatuaggi. In epoca più recente il tatuaggio sacro era ammesso, ma quando iniziarono a farsi altri tipi di tatuaggi, la Chiesa iniziò a mettere un dazio sui tatuaggi, e così che poi diventarono, nessuno li voleva pagare questi soldi per farsi i tatuaggi, che non erano simboli cristiani, diciamo. Così che divenne una sorta di pratica illegale, la Chiesa lo condannò e da lì poi insomma... Che differenza c'è, non soltanto quella che si può togliere o mettere, un anello, un orecchino, una collanina, dal tatuaggio? Beh, i piercing oggi insieme ai tatuaggi sono un fenomeno largamente di più. Ho visto delle robe pazzesche, io ho visto gente mettersi le corna, c'è gente che va in giro... Cioè, meno male che fidanzati, ti risparmi anche due soldi. Meno male che parliamo di tatuaggi, non no, di piercing. Il piercing è una roba che io faccio un po' fatica a... Però io parlavo di anello, catenina, collanina. Ah, dici come ornamento, abbellimento. Non tanto ornamento quanto accessorio. Simbolismo. Perché oggi il tatuaggio, a mio avviso, è un simbolismo. Sì, a tutti gli effetti. Ma così come magari la catenina con la croce, come l'anellino al mignolo, niente è lasciato al caso. L'orecchino messo sulla destra vuol dire una cosa, sulla sinistra vuol dire un'altra, l'anello al mignolo vuol dire una cosa, al pollice vuol dire una... C'è tutta una spiegazione, basta volerla cercare, ecco, in qualche modo. Gli anziani non si fanno i tatuaggi? Ma sbagli. Le fanno? Sbagli. Due anni fa la moda per festeggiare gli 80 anni delle persone era farsi un tatuaggio. Non lo sapevo, lo apprendo adesso. Qualcuno vuole un tatuaggio, io lo faccio così, io non sono capace, ma guarda, sulla fiducia, con la BIC lo facciamo. Alfonso sicuramente non ne ha tatuaggi. Tre ce n'hai. Tre. Non fare il quarto perché se no devi fare il quinto, È così o no, mi sbaglio? Certo. Sempre dispari. Paolo, stai lavorando già a un altro libro? Hai già qualcosa in mente? Allora, al momento sto... dovrebbe uscire a ottobre il seguito, perché ho raccolto talmente tanto materiale che l'ho fatto in due volumi e uno dovrebbe uscire adesso a ottobre, se non vado errato. Sto lavorando molto come ghostwriter, che è una professione, un tipo di professione, un tipo di scrittura che nessuno conosce, però tutti in televisione, presentatori, comici, attori, giornalisti, tutti hanno qualcuno che li aiuta o scrive per loro. Si chiama ghost writer, ghost perché non ti caga nessuno,
nessuno saprà mai che l'hai fatto tu, però insomma a volte è un lavoro, un mestiere come un altro, lo faccio molto volentieri perché mi piace tantissimo, tra l'altro. E faccio il battutista per alcuni personaggi molto noti della televisione, che non posso dire ovviamente, però mi dà molta soddisfazione, sono contento, sempre come ghost, quindi nascosto. Però insomma si vede che non sono tanto bello, mi tengono dietro, e va bene così lo stesso, non importa. Però insomma poi quando vado in giro, intervisto le persone e mi dicono cose del genere, tipo vorrei tatuarmi la foto di mio nonno perché per me era come un parente, io gioisco perché poi non è la prima. Quel tuo accennavi prima al rapporto uomo-donna, sesso, quelle sul sesso sono bellissime. Vorrei tatuarmi la G sul punto G, almeno qualcuno ogni tanto lo trova. Penso che sia una delle battute più belle, perché magari voi che non lavorate con la comicità, la battuta è matematica, no? Si può strutturare, cioè la preparazione, l'alzata e la schiacciata, no? La battuta e la schiacciata. Ed è fatica trovarlo. Poi tu entri in un negozio qualsiasi e senti delle robe che dici, ma il tatuaggio è venuto bene, però è ancora fresco, lo vorrei un po' più a destra, non è che si può spostare. Tu dici, ma come ti passa per la testa una cosa del genere? Eppure c'è gente che lo chiede. Io vorrei sapere se riesci a dirci anche qual è la città con più tatuati in Italia. Allora, non lo so, però posso dirvi che solo a Milano e Interland ci sono quasi 900 studi di tatuaggio, solo a Milano, e sono circa, credo, sui 20.000 in tutta Italia, dai 15 ai 20.000. Quindi c'è anche un giro economico molto fiorente dietro questa... Non a caso il Parlamento adesso sta cercando di varare delle misure proprio per i tatuatori, perché per in questo momento sono nel limbo, non sanno anche loro, sono equiparati agli estetisti ma non lo sono, sono artigiani ma non lo sono, quindi neanche lo Stato ci capisce niente. Quindi rimane un ibrido sotto l'aspetto per ora rimane finanziario. Un ibrido. Verrà regolamentato entro l'anno, credo, perché vedo molti tatuatori piuttosto preoccupati, quindi non so. Siamo comunque all'inizio ancora di una fase di crescita, diciamo, del tatuaggio in Italia, oppure siamo a buon punto secondo te? Allora, io conosco tantissimi tatuatori che hanno le liste d'attesa a 6-8 mesi, cioè per 6-8 mesi hanno il calendario completamente pieno di appuntamenti. Superano l'avvocato Mangiacapra, probabilmente. Probabilmente, non lo so, magari, che avrebbe l'agenda pienissima anche lui, E quindi, cioè, direi che il tatuaggio vive, florido, le nuove generazioni sono pronte, insomma... È così. Attuale. Sì, sì. Secondo sì, te sì, oggi Pippo Baudo se l'avrebbe fatto il tatuaggio? Ma Pippo Baudo, ma ce l'avrà sicuramente. Non possiamo sapere dove, ma ce l'avrà. L'ha inventato lui il tatuaggio. E Berlusconi? Berlusconi ha i capelli tatuati, ma non ve ne siete accorti? Quello è il vero miracolo italiano. Ma anche le orecchie sono finte, in realtà sono in 3D, lui non ce le ha le orecchie, sono tatuate e sembrano due bistecche alla milanese, però in realtà sono due orecchie tatuate. Antonio, io credo che la chiosa, che spetta a te naturalmente, su Paolo è quella di un personaggio che abbiamo conosciuto da tempo, anche perché lo leggiamo, fisicamente perché presenta i tatuaggi, a dispetto della sua invisibilità fra virgolette, sembra invece un personaggio che si diverte soltanto a scrivere sui tatuaggi, però è un personaggio dal punto di vista intellettuale e culturale sicuramente molto molto avanti rispetto a tanti altri, sei d'accordo? Beh, io vi porto in giro, io faccio tante ospitate anche alle tattoo convention. Beh, la Sofia è stata gentilissima, avete avuto delle parole molto belle. Io sono sempre più albanellese, come si dice l'abitante? Albanellese, perfetto, guarda, abbiamo anche indovinato le cose. E
Sono estremamente contento. Io magari volevo leggere solo due robe per dare delle idee, che magari qualcuno ha voglia di farsi un tatuaggio. C'è un tipo di tatuaggio che si chiama lettering. Il lettering sono le scritte o i numeri, molto semplicemente. Tipo, questo qua è entrato in un negozio chiedendo: guarda, vorrei una scritta in inglese dietro al collo. Pensavo a Carpe Diem. Che ne dici? Ora, io so che molti di voi non lo sanno, però vi posso garantire che... So, ci sono anche quelle religiose che accennavamo prima. Io politica, sport e religione non l'ho volute trattare molto. Però alcune non ho potuto fare a meno, tipo questa. Vorrei tatuarmi le stigmate, ma quelle originali. Però ce n'è uno che secondo me batte tantissimo. C'è un tizio che entra nel negozio di tatuaggi e dice: guarda, vorrei che mi tatuassi il calendario Maya dietro la schiena. Però, se non sbaglio, è finito nel 2012, no? Doveva finire il mondo. Sai mica quando fanno uscire quello nuovo? Noi ci ridiamo sopra, ma questa gente va a votare, no? Molto semplice. Però, insomma, ho conosciuto tantissime persone bellissime. Vi volevo lasciare con l'ultima, che la faccio sempre perché è molto emblematica, no? A volte arriva dopo, però prendetevi il tempo per arrivarci. C'è un tipo, entra e dice: guarda, vorrei fare un tatuaggio, quanto costa? Domanda legittima. Tatuatore risponde: guarda, dipende dalla grandezza e dalla zona. Sì che lui risponde: guarda, io lo vorrei grande come tutto il polpaccio e vengo da Gallarate. Vedo che siete un pubblico molto attento e questo mi fa godere, bravi. Allora, per adesso ci fermiamo perché comunque... Sì, ma io ho fatto anche una sorpresa, che poi vi leggo altre due robe per farvi capire il mondo dove stiamo a pescare, perché il mondo del tatuaggio non è l'unico mondo dove si sparano minchiate. Ho raccolto anche delle robe che voi dite al vostro medico curante. Allora, per adesso ci fermiamo con Paolo che è un vulcano, come vedete, mentre con il suo linguaggio pacato vi comunica poi tante emozioni, perché lui spiega queste cose, ma questo è uno spezzato di vita quotidiana che lui ha vissuto e soprattutto è stato bravissimo a recepire e poi a sintetizzare e metterlo in un libro, perché non è semplice poi fare queste battute, che sembrano battute ma sono studiate e c'è davvero un lavoro importantissimo dietro. Ci fermiamo per un momento su di lui e andiamo dall'avvocato Mangiacapra. L'avvocato Mangiacapra è un influencer, è un escort, è un po' di tutto, vedete, anche la vestaglia particolare. Buonasera. Buonasera. E il suo libro ha già un titolo molto particolare, il numero uno, Confessioni di un marchettaro. Lui è stato anche da Maurizio Costanzo, ha avuto pagine intere sul Libero, ma anche giornali di sinistra, insomma, è diventato un personaggio. Nel suo libro lui dice appunto il suo racconto, il libro Verità dell'escort, che ha poi anche denunciato il cosiddetto Don Euro, poi ci spiegherà un po' tutta questa situazione, perché è davvero un libro pungente che mette in evidenza un qualcosa che insomma è difficile parlarne, perché c'è poi la prostituzione femminile e c'è la prostituzione maschile. Lui è stato bravo a creare questo marketing intorno al suo corpo e a renderlo poi pubblico. E quindi a confrontarsi anche nell'università, lui ha tenuto anche una lezione all'università, quindi parlare liberamente del suo corpo. Di prostituzione. Ci spiega un po' innanzitutto il numero uno. Perché il numero uno? Beh, il numero uno è un racconto di vita. Nasce originariamente come un diario, come un libro confessione, un'autoterapia, una liberazione se vogliamo, dove decido di raccontare il mio spaccato di vita, parte del mio spaccato di vita, da quando, da laureato in giurisprudenza, all'epoca praticante avvocato, ho deciso di iniziare a prostituirmi, iniziare a vendere il corpo per non svendere il cervello in quella
in quella società dove ormai a causa dell'inflazione dei titoli di studio, del diffuso precariato, dell'ascensore sociale bloccato, era praticamente impossibile per una persona della mia generazione ottenere una indipendenza economica, quell'indipendenza economica che dovrebbe essere propria di tutte le persone della mia generazione, per non ridurre ad essere quei bamboccioni tanto criticati, che all'estero fortunatamente esistono, ma sono di meno rispetto alla nostra realtà. Dunque il racconto di una storia che non vuole essere certamente un'apologia della prostituzione, meno che mai un invito ai lettori a prostituirsi, ma una fotografia vera e verista della realtà, una realtà che è propria personale nel mio caso, ma che è comune a tante altre persone laureate che in un modo o nell'altro arrivano a scendere a compromessi con se stessi, con il corpo, con la società, con la vita, per poter riscattare quell'indipendenza economica che, ahimè, oggi, diversamente da 20, 30 o 40 anni fa, per una persona laureata e titolata non è più possibile ottenere. Dunque un racconto di vita dove incrocio la mia esperienza di prostituzione da laureato, da titolato, con le vite e le istanze anche sessuali dei clienti della prostituzione, che sono uomini ma sono donne, sono anche coppie, e che abbracciano praticamente tutta la sfera sociale. Tu nel tuo libro parli di omosessualità. Diciamo che fai capire quasi che tu ti consideri però un bisex, ma nel libro parli solo di omosessualità. Ci spieghi questa distinzione? Beh, diciamo prevalentemente la clientela della prostituzione è maschile, sia della prostituzione femminile, di quella transessuale, sia della prostituzione maschile. Quindi diciamo che con l'escort, con il gigolo uomo, la maggior parte di richieste di prestazioni arrivano comunque da uomini. Questo perché inevitabilmente quella parte di sessualità spesso repressa nelle persone afferisce proprio agli istinti omosessuali, che ancora oggi la società in qualche modo stigmatizza o comunque tende a voler celare. E dunque ovviamente la maggior parte dei clienti che si rivolgono ai prostituti uomini sono essi stessi uomini. E poi c'è questa storia che io volevo giusto far capire, perché poi nel libro è spiegata in maniera insomma dettagliata. C'è stata questa denuncia fatta a questo Don Euro. Ci spieghi un po' anche questo tabù, insomma, nella questa casta dei vizi del clero, ma anche nel mondo militare. Ci spieghi un po' cosa succede? Beh, diciamo che nel libro ovviamente, oltre a raccontare la mia storia e a parlare di prostituzione, che è un argomento appunto di cui è stato detto e scritto poco relativamente alla prostituzione maschile, meno che mai rispetto alla prostituzione maschile figlia dell'inflazione appunto dei titoli di studio, faccio anche una panoramica su quelli che sono i clienti della prostituzione, che sono persone insospettabili, spesso a volte persone più sospettabili, ci sono politici, ci sono militari e ci sono a volte anche dei preti. Quindi c'è un intero capitolo dedicato ovviamente ai miei racconti dei clienti preti che ho conosciuto e che da me hanno richiesto delle prestazioni sessuali e omosessuali. Dunque uno di questi preti poi in realtà ho scoperto che pagava non solo queste prestazioni ma tutta una serie di spese legate a delle attività di lusso, le pagava con i soldi estorti ai fedeli. E dunque, insomma, poi da lì è stato sollevato un caso nazionale a causa delle mie segnalazioni alla stampa, per cui ci sono state poi due puntate del programma televisivo Le Iene. C'è un processo in corso a Pisa. Un processo in corso a carico di
Don Morini, il nome lo possiamo fare perché tanto è indagato, e c'è anche un processo ecclesiastico a suo carico in cui io sono stato praticamente il principale accusatore, nonché testimone chiave. Questo non per ergermi ovviamente a moralista o moralizzatore, ma nell'intento di riscattare anche quelle istanze, quella fiducia che i fedeli avevano riposto in questo prete, che poi in realtà spendeva i soldi sottratti ai fedeli, sottratti alla Chiesa, per andare a escort, per orge, feste e festini. Invece, come dicevamo, c'è anche però la parte marcia, tra virgolette, nel mondo militare. Com'è la situazione lì? Beh, diciamo, nel libro faccio una panoramica anche di quelle che sono le attività, i mestieri in cui normalmente si penserebbe che l'omosessualità non esiste. Per cui se magari nel mondo dello spettacolo possiamo pensare che ci sia un numero di omosessuali più diffuso o più accettabile, magari in determinate caste che sono appunto quella del mondo militare o della Chiesa, l'omosessualità esiste, ma la differenza spesso è che è taciuta, è celata, e molte persone appunto proprio nell'idea di non poterla e non volerla esercitare pubblicamente, apertamente, si rivolgono a delle prestazioni a pagamento per pagare in qualche modo anche la privacy, per vedersi assicurata ancora quell'aspetto di persone integerrime e fedeli a determinati valori che in realtà esistono solo formalmente, ma che in una società che sta cambiando, che si evolve, bisognerebbe invece piuttosto accettare. Sergio, hai ascoltato fino adesso? Cosa ne pensi tu di questo libro? Beh, tu gli hai messo il tappeto come hanno fatto tutti, credo io. Il contraddittorio invece in una situazione del genere è d'obbligo. Per questo ti ho dato la parola, perché adesso iniziamo un po' a vedere anche l'altra faccia della medaglia, poi capiamo anche questa vestaglia, il perché della vestaglia. Innanzitutto l'avvocato Mangiacapra è una persona rispettabile ed è un professionista dello studio, perché uno che ha studiato. Io credo che il libro è una marchetta editoriale. Tutto quello che ho letto nel libro ritengo non sia vero, sono tutte bugie. E diciamo che Mangiacapra, l'avvocato, ritengo sia, per aspetto ma anche per come si pone, un ottimo attore. Sono arrivato ad una conclusione. Io credo che l'avvocato Mangiacapra ha voluto usare spaccati di vita non vissuta, ma che si sanno, nel senso che l'impero romano è caduta sui vizi, no? Lo sappiamo tutti quanti. I vizi sono sempre esistiti. Lui si inventa delle storielle che si trovano su Facebook, che si trovano su internet, che si trovano ovunque. Un peccato che non ci abbia pensato lei. Avvocato, prima. Avvocato, lei ha parlato, noi non l'abbiamo interrotta, adesso deve far parlare anche gli altri, perché io mi rendo conto che avere una critica del genere che nessuno le ha fatto, perché le hanno steso il tappeto, perché questa è una marchetta editoriale, cioè sono fesserie, sono bugie, che l'avvocato Mangiacapra non potrà mai dimostrare, quindi io non entro nel merito di quanto è successo, di quanto egli afferma, e né tantomeno né in quelle che sono le abitudini delle persone, vanno rispettate a priori, ma credo che lui volutamente e in maniera anche scientifica interrompe quando vede che la situazione può non reggere più. E dicevo che l'avvocato Mangiacapra è un ottimo attore, e probabilmente la sua ispirazione innata era quella di voler avere una vetrina nazionale, di essere molto megalomane, molto mitomane, e non essere riuscito con la laurea in giurisprudenza ad avere successo. E si è inventato questo ruolo di marchettaro intellettuale, perché non è un marchettaro, io non ci credo in nessuna delle situazioni che lui presenta. Se vuole la faccio provare. Senta, avvocato, io mi rendo conto che lei... Quale migliore prova? No,
viene sbugiardato pubblicamente e non ci è abituato. Però sono abituato a ben peggio. No, non è abituato a niente. Non è abituato. Questo è garantito, perché lei non può dimostrare nulla di quello che ha scritto. Guardi, le ricordo che c'è un processo penale in corso a carico di Don Luca Morini, che sono stato sentito come persona informata. Cioè, probabilmente fatti, quello non era. Per cui evidentemente c'è qualcosa che la magistratura ha individuato più essere, di quella che può essere la sua rispettabilissima opinione. Può non essere una marchetta. Il problema è un altro. Il problema è di apparizione. È che purtroppo nella perché non fa parlare società, avvocato? Ma perché non fa parlare Antonio, tu sei moderatore. L'avvocato parli. Parlato e lo abbiamo ascoltato. Adesso deve ascoltare noi. Prego. Perché sennò io mi alzo e me ne vado. Perché lo so che non le conviene sentire questo. Senza entrare, lo ripeto per l'ennesima volta, nel rispettabile merito di quelle che sono le cose raccontate in questo libro che vi invito a non leggere. Allora, il problema qual è? Il problema è che questa... Con il risultato di creare maggiore curiosità, e di questo la ringrazio. No, io devo finire perché poi l'invito è alla fine. Il problema è che lui ha voluto darsi questa popolarità, perciò dico che è un bravo attore. Perché c'è riuscito, è riuscito a far parlare di sé, è riuscito ad andare dalle Iene, è riuscito ad andare da Maurizio Costanzo senza nessun fatto. Per me questa è una validissima azione che lo ha messo alla ribalta delle cronache. Su questo lui ha avuto ragione, e ha ragione, ma il marchettaro non lo fa. Perché se a voi vi viene il prurito di andarlo a leggere questo libro, la penserete come me, nel senso che quello che dice di sopra sono cose utopistiche che non si possono avverare. E magari. E non si possono assolutamente avverare, sono invenzioni pure, e devo dire che lui è stato bravo innanzitutto a farsi credere, in secondo luogo ad avere visibilità e in terzo luogo a far parlare di sé. Poi che cosa ha fatto? Furbescamente, non intelligentemente, attenzione, furbescamente, nel calcio, vi porto un esempio, chi vuole avere visibilità, come Zeman, parla contro la Juve, Collina va contro la Juve, perché è facile, nella politica va contro Berlusconi, lui per avere ancora più visibilità, senza però, perché chi approfondisce poi non gli crede, se ha colpito la Chiesa, perché è facile poi avere visibilità colpendo la Chiesa, perché come poi uno parla contro la Chiesa, tutti quanti gli aprono le porte e lo fanno parlare, perché sono curiosi di sapere che cosa i preti fanno. Problema di Mangiacapra, non è un problema, la sua è stata una trovata straordinaria dal punto di vista della visibilità. E peccato non ci abbia pensato lei prima. Ma perché ci devo pensare, me ne frega a me. Il problema è avuto successo raccontando bugie. La mia opinione è questa, senza, ripeto, entrare nel merito di quanto l'avvocato scrive, credo che non sia vero nulla, nulla di quello che lui racconta. E infine, naturalmente mi riserverò anche di avere nuovamente la parola, io invito l'avvocato Mangiacapra a ritirare i libri dalle edicole, da internet, non so dove si vendono, e invito l'avvocato Mangiacapra a restituire, dando in beneficenza, se è vero che ha preso soldi da preti, perché se è vero che accusa la Chiesa dicendo che i sacerdoti, quei sacerdoti, con i soldi delle offerte, con i soldi dei fedeli, lo hanno pagato, allora lui se l'è presi, ben sapendo che erano i soldi dei fedeli, per cui quindi la colpa è davvero molto molto grave, quella di Mangiacapra, intellettuale, etica, non è la prostituzione che non esiste in questa vicenda, è una prostituzione intellettuale che è ancora più grave. Lui il cervello lo ha realmente venduto, ma lo ha venduto al diavolo per essere famoso, è diventato famigerato però, attenzione. Allora, abbiamo ascoltato Sergio, l'applauso si è sfogato, ha detto la sua. No, non è stato uno sfogo. Ha detto la sua. Fa piacere che si sia sfogato. Ha letto pure il tuo libro, quindi comunque l'ha comprato. Allora. Non l'ho comprato, non sapevo dell'esistenza, me l'ha inviato Alfonso.
E quindi... questo è il bello della lettura. Il libro sotto le stelle serve anche a questo, perché comunque si approfondisce un argomento molto importante. Adesso lui ha detto la sua opinione. Beh. Spiegaci. Sarebbe molto bello se le storie che racconto nel mio libro non fossero vere, ma sarebbe ancora più bello se non fossero neppure verosimili. Purtroppo quello che racconto non solo è vero, ma è assolutamente verosimile, frutto di una realtà. Il problema qual è? È che purtroppo persone... affette da un moralismo legato a determinati valori, spesso tendono a voler pensare che sia più facile ritenere che non esistano determinate storie, determinate situazioni, determinate vite, piuttosto che pensare che quelle vite esistano, vadano accettate, vadano recepite socialmente, ma anche a livello legislativo. È facile pensare che nessun prete vada a prostitute, che nessun prete sia omosessuale, che non ci sia l'omosessualità nel mondo militare, che nessun uomo tradisca la propria moglie con delle prostitute o peggio ancora con dei prostituti. È facile pensare che tutto questo sia frutto dell'immaginazione e della fantasia di qualcuno che per commercio, per lucro, volesse scrivere un libro, ma nella realtà purtroppo queste storie esistono e le viviamo tutti i giorni in maniera a volte purtroppo inconsapevole sulla nostra pelle e spesso queste storie poi vengono fuori con tanta forza quanta è stata la forza nel cercare di reprimerle, di nasconderle. Fondamentalmente nel libro io racconto delle storie che in molti casi sono anche verificabili semplicemente perché come nel caso di Don Euro c'è un processo in corso, quindi insomma sulla verità e sulla veridicità dei fatti c'è poco da contestare, ma qualora si volesse pensare che non fossero reali, sarebbe stupido pensare che queste storie, queste situazioni non esistono nella realtà. Dunque una critica fondamentalmente piccola e inutile, legata ad uno stigma, evidentemente, che si ha verso determinati valori, che andrebbero invece recepiti socialmente, perché bisognerebbe capire che la società non sta cambiando, è già cambiata, e forse il primo passo da fare verso questa realtà che esiste, che è cambiata, è proprio accettarne l'esistenza e forse viverla anche più serenamente. Poi, se vuole una prova del 9... Avvocato, no, Antonio, no, aspetta, no, devo rispondere, no, perché sennò fai perdere il filo. Io ho iniziato sostenendo che l'impero romano è caduto sui vizi, quindi io non ho detto che queste cose non succedono. Il problema che è che succedono è che l'avvocato ci ha sguazzato sopra, si è inventato le storie che succedono di fatto e ha avuto successo, per cui io ritengo che la sua marchetta vera è una marchetta editoriale. Beh, no, invece la realtà è che quello che... Mi dispiace per lei, avvocato, però... È questa la verità. Quello a cui lei purtroppo, evidentemente giustamente, non arriva a poter pensare è che evidentemente c'è qualcuno come me e come nessun altro in precedenza che ha avuto il coraggio di metterci la faccia per rivendicare quella libertà, quell'autodeterminazione, anche sessuale, che poi è alla base di tutte le libertà. Tutte le libertà passano per le libertà sessuali. Nel mio caso io ho deciso di metterci la faccia per rivendicare delle realtà, avvocato, delle libertà. Ce la mettono tutti, vanno a fare il gay pride, non è l'unico. Quindi è inutile che lei si batta su questa cosa. Lei non ha scoperto nulla. Lei non c'ha, nel libro non c'è, meglio, in questa raccolta di bugie, perché il libro è un'altra cosa. In questa raccolta di bugie non c'è nulla, non c'è uno spunto critico, non c'è uno spunto romanzesco, non c'è non c'è niente. Lei che non le ha accolti. Non è vero, non è vero. Io mi rendo conto che lei vuole punzecchiare per farlo andare a leggere. Io vi dico che queste 12 euro datele alla Chiesa. Datela alla festa del paese, non le date... Così poi mi ritornano, no, per via indiretta. No, è questa la sua... La battuta c'è tutta, ma questa è la sua fantasia. La sua fantasia è colpire la Chiesa.
Perché guardi, ricordate, la Chiesa ormai è già ampiamente colpita. Si sta sbagliando, non, perché non ci stanno milioni, veramente ultimo, ci stanno milioni di sacerdoti che ci mettono la faccia, il cuore, l'anima verso il prossimo e ci hanno rimesso anche la vita. E infatti io il mio libro non è una critica alla Chiesa, lei sta, ma è una critica alle mele marce della Chiesa. Lei sputa sulla Chiesa. Proprio eliminando le mele marce della Chiesa, che le mele originali e genuine riusciranno a non essere imputate come marce. Ma le mele marce non si eliminano scrivendo che lei è andato a letto con un sacerdote per farsi pubblicità. Non si eliminano così le mele marce. Allora, le mele marce sono altre. Innanzitutto, mi sento come un giudice. Giustamente Sergio dice la sua opinione. Senza mai entrare nel merito, perché ci rispettano i vizi, o meglio le virtù, o meglio ancora le abitudini di tutti. Una cosa do ragione a Sergio, perché l'avvocato Mangiacapra, anche come vestito, dimostra di essere anche un attore. Ci spiega questa vestaglia, il perché della vestaglia? Beh, fondamentalmente mi sono messo, ho deciso di iniziare a vendere il corpo e automaticamente ho dismesso la toga, quindi mi presento oggi metaforicamente nella posizione e nella situazione in cui io ho deciso di dare una sferzata alla mia vita. La toga non mi ha concesso quell'indipendenza economica che è proprio della crisi, proprio dell'avvocatura, della crisi attuale che colpisce tutta l'avvocatura. E se c'è qualche avvocato nel parterre sicuramente mi potrà confermare che la generazione di avvocati attuale spesso non arriva a fine mese, non arriva a coprire le spese di studio. La toga non mi ha dato questa opportunità, non mi ha dato questo riscatto economico, me l'ha data una vestaglia. E quindi io sono grato a questa vestaglia. Non voglio fare apologia della prostituzione, però sono grato a questo vessillo che è la vestaglia che rappresenta la prostituzione, perché la prostituzione mi ha dato quella possibilità di avere quell'indipendenza economica che dovrebbe essere propria di tutta la mia generazione e che, ahimè, non è purtroppo garantita a tante persone laureate, motivate, titolate, che hanno delle capacità e che, ahimè, il mondo del lavoro non riesce loro a garantire. Il problema è che lui ci crede. Perché lui dice che è il libro verità, Sergio. Questo è un libro bugia. Questo è un libro bugia. Allora, lui non riuscirà mai a dimostrare niente di questo libro. Niente. Ma guardi, la dimostrazione basta che mi richiede una prestazione. Spieghi un attimo queste confessioni di un marchettaro. Che cosa intendi per queste confessioni? Beh, il libro, appunto, ti ripeto, nasce come un diario, come un'autoterapia. Un voler sfogare quella che ovviamente tutto lo stress accumulato dal prostituirsi, dallo stigma sociale che c'è in capo a chi si prostituisce, e quindi un voler in qualche modo voler rivendicare non solo l'autonomia di potersi prostituire, ma anche la dignità di farlo e la libertà di farlo. Quindi nasce come un riscatto di libertà. Poi è stato invece recepito dalla critica, magari un po' più autorevole. Però dobbiamo dare atto a Sergio che te l'ha detto in faccia davanti a tutto il pubblico di Albanello. Quindi io farei un applauso per tutti e due, perché io non critico il libro. Io dico che il libro è un'azione fortunata dell'avvocato Mangiacapra. Cioè, è una marchetta editoriale fatta nel migliore dei modi. Bugie per essere famoso, o meglio famigerato. Questa è la verità. Non è che lui si prostituisce, si mette la vestaglia e ci mettiamo a fare carnevale. Non è questo il problema. Per scrivere il libro e per stare avvocato, dietro il libro, avvocato, ho sottratto molto più tempo. Avvocato, io le dico un'altra cosa. Sono più avvocato, soldi che ci ho persi che quelle che ho guadagnato. No, avvocato, io le dico un'altra cosa. Lei mi dirà di no. Però sa in cuor suo che dico la verità. Questo libro lei non l'ha scritto, gliel'hanno scritto. E lei lo sa benissimo. Sarebbe... Quindi, avvocato, quindi di queste cose a noi non ci prende in giro. Senta, noi le diciamo bravo, perché è riuscito a fare un'operazione importante sotto l'aspetto propagandistico. E su questo io ne sono convinto. E mi sto congratulando con lei, ci mancherebbe altro. Poteva farlo lei, se era un'operazione fare? Così fortunata. Ma non ci tengo ad essere famoso. Il problema è un altro. Il problema
è che lei adesso non riesce più a reggere il peso di questa situazione, perché giustamente si rivolge alla Chiesa e mo ci sono i preti, mo ci sono i militari, mo ci sono gli avvocati, mo ci sono questi, mo ci sono quelli. È finita. L'effetto è finito, avvocato. Lei ha avuto il suo momento di gloria, diciamo, che sia finito, questa è una sua opinione. Diciamo, no, quello che è evidente che è finito, però quest'opera è stata opera. La mia idea è un'operazione, non un'opera, un'operazione idea, di marketing. La mia idea è partita come un diario, poi in realtà è stato recepito dalla critica come un testo politico. Vero? La critica, chi le mette lo scendiletto davanti? Frédéric Martel, ad esempio, mi ha definito un prostituto politico, definendo il mio testo un testo perché politico. Perché lui è un prostituto intellettuale. Perché ha ritenuto che il mio testo fosse nient'altro che una fotografia generazionale. Lo faccia leggere a Veneziano e vedi che cosa le dice, se parla di critica importante. Ok. Un ultimo inciso, è una cosa seria questa qua che va al di là ovviamente del libro e delle contrapposizioni. L'avvocato Mangiacapra si sta battendo anche con i radicali per un nuovo disegno di legge per quanto riguarda la prostituzione maschile. No, in generale per la legalizzazione della prostituzione, per la decriminalizzazione morale dello stigma in capo a chi si prostituisce. Quindi, è già legale, sa perché è già legale, avvocato? Guardi, lo perché so non hanno censurato non questo testo, questa raccolta di bugie, non l'hanno censurato, per cui è già legale, ma non mi interessa, quindi è già legale, è inutile che tende di farsi alta pubblicità, allora, perché adesso noi la ritroveremo in altre vicende, ve lo dico adesso, in prima persona, perché ha bisogno di visibilità. Finito l'effetto del libro, lo ritroveremo magari con delle battaglie, altre battaglie, perché a lui piace apparire. Come quelle e non che c'è voleva nulla fare di male. Lei qualche anno fa dicendo che odiava i napoletani. E anche su questo si sbaglia. Sa perché? Perché io ho fatto una battaglia per mandar via quelli cattivi, perché ce ne sono tanti buoni. I miei migliori amici sono quelli buoni. Le devo raccontare chi sono? Pompameo, Stendardo, con i quali quotidianamente... Ma anche lui, Sergio, i preti, le mele marce e i preti buoni invece sono le mele sane, quelle da preservare. Ma non dicendo fesserie. Beh, diciamo, io ho detto la è verità. Importante chiarire adesso, diversamente da quanto è stato affermato, che il libro non è assolutamente un libro contro la Chiesa, ma racconta anche quella parte della Chiesa che in realtà è affetta da questo tipo di situazioni che sono appunto marce, quindi non è una critica alla Chiesa tucur. Paolo, dopo aver sentito tutte queste cose, parole grosse, insomma, che tatuaggio gli fareste tutti e due? Un cuore, metà da una parte, metà da... Io volevo darti un suggerimento: non venire mai a Genova, perché nei cestini delle chiese, guarda, ti posso assicurare, guarda, che c'è veramente... Ho dei clienti genovesi e purtroppo sono proprio... È vero? Non danno la mancia. Non danno la mancia. Tieni dei clienti anche a Genova. Noi liguri, vedi qua. Però per sdrammatizzare, volevo farti una domanda. Tu che hai conosciuto... Sembro un robot. Tu che hai conosciuto Maurizio Costanzo, ce l'ha al collo o non ce l'ha? È una curiosità che mi porta avanti da un sacco di tempo. È andato a letto anche con Maurizio Costanzo e non me l'ha detto su lì e non l'ha raccontato. Perché Maurizio Costanzo è un pituista. Questo è uno spunto importante. Maurizio Costanzo è una persona veramente eccezionale. Non va con i marchettari. Ed è una persona veramente interessante. Ho avuto uno spunto interessante per dire che nella vita in realtà io ho scelto di vendere il corpo, ma non sono mai sceso a compromessi, non sono mai andato a letto con nessuno per ottenere qualcosa in cambio. Soldi. Cosa che fanno molti. Dice soldi, Non sono e, mai, dice, e dice pure che se chi non lo paga lo picchia. Dice, quindi lo minaccia. Ho soltanto venduto, ho proposto una prestazione, ho venduto il corpo, ma fondamentalmente non sono mai sceso a compromessi come fanno tante altre persone per mantenere invece quella facciata di falsa dignità che in realtà non esiste. Avvocato, lei non ha fatto nulla di quel libro, okay. Nulla. Sergio, ma questo è un complimento, Questo è un complimento, io la sto salvando. Ok, time out. Paolo, vogliamo fare una carrellata adesso di tatuaggi? Ma che dire? Vai, drammatizziamo un po', una carrellata.
Io solitamente quando faccio le tattoo convention mi fanno fare la presentazione dopo lo striptease o la lap dance, quindi immaginatevi voi la libido come scende quando... E qua c'è una battuta che dedico alle donne vittime della fashion: vorrei un tatuaggio con un colore che posso mettere su tutto. E non lo so, magari tu quando ti farai il tuo, però io adesso per sdrammatizzare un attimo, vi volevo, giusto per far capire che tutti gli esercenti hanno un libretto dove si segnano le minchiate che vengono loro chieste, dal dottore ho sentito, questi sono alcuni amici dottori che hanno, dottore, in bocca mi si muove sempre la prostata. Io non so che probabilmente... perché ci sono delle cose veramente molto divertenti. Il dottore mi ha detto che ho le piastrelle basse. Dottore, sono grave, ieri mi è uscito del sangue dal rettile, magari, non so. Dottore, che ne direbbe se mi facessi un topless? Non so, fai tu. Beh, no, questo è giusto per dirvi che in alcune situazioni io sono estremamente incuriosito, poiché io voglio dare il beneficio del dubbio, quindi ne ho sentite talmente tante che io poi il libro non l'ho letto, quindi non l'ho ancora letto, quindi non mi voglio pronunciare, però sono un uomo di mondo, perché anch'io abito vicino a Cuneo, come diceva. Penso che anche tu abbia sentito delle robe divertenti, no? A volte, o solo sì, a prescindere nel, da nel libro poi c'è tutta nel prossimo libro ce le dirà. Ma non c'è bisogno, già ci sono in questo, c'è un'ampia carrellata di tutte le situazioni strane. Io voglio un attimo interrompere, volevo un attimo il saluto del sindaco Iosca che è presente, se lo mettiamo un attimo sul palco se ci può salutare un attimo e magari dire la sua su queste tematiche, perché comunque è importante insomma sentire anche il parere del sindaco, che ringraziamo per l'ospitalità. Buonasera sindaco. Io non ho avuto modo di leggere né il libro sui tatuaggi né il libro che riguarda appunto la si può dire la prostituzione. L'unica cosa che ho letto un po' con la prefazione, il numero uno. Chissà quanti di noi vorremmo essere i numeri due. Quindi vessicchio forse numero tre. No, sto scherzando, ma al di là della battuta penso che sia una realtà oggigiorno che sempre più frequentemente incontriamo, perché il problema non riguarda soltanto gli uomini ma riguarda anche le donne. Non so, poi dipende dai gusti, cioè... I numeri due sì, ma in un verso soltanto, numeri due per un verso e per un altro, è una cosa che non mi interesserebbe, grazie. Ringraziamo il sindaco Iosca per il suo intervento e anche per sdrammatizzare un po'. Paolo, stavi dicendo questa carrellata insomma di... Sì, no, è giusto per dire che in qualsiasi, insomma, c'è qualcuno che fa la maestra, qualcuno che fa il farmacista, il panettiere, capita in tutti gli esercizi, in tutte le professioni, delle cose divertenti. La cosa bella che mi sento di dire è: riconoscete la risata, poi voi siamo una terra meravigliosa, manco a dirlo, cioè ovunque si vada da queste parti c'è, cioè, sono spunti meravigliosi per sorridere, che per il mio modo di vivere, cercare il lato positivo e divertente delle cose mi ha salvato la vita in tantissimi. Io ho viaggiato per più di 12 anni con lo zaino per il mondo a fare esperienze, lavorando ovviamente, e avere una storia da raccontare, divertente specialmente, a volte salva la vita. Quindi quello che può succedere di tutto nella vita, no? Tu... la prostituzione ci si può ridere sopra, si può fare il SEO, però insomma è un argomento molto toccante, perché io certo, perché poi si incrociano le storie delle persone che ovviamente vivono la prostituzione come a volte visto tatuaggi su prostitute che rappresentano delle storie tremende o belle anche, insomma non è quello la
L'importante è ascoltare, ecco, secondo me ascoltare è il primo passo verso la cultura, perché oggi tutti vogliono dire qualcosa, vogliono comunicare, vogliono comunicare che stanno comunicando, però in realtà nessuno, pochi si preoccupano di quello che dicono, no? Quindi prima si ascolta, poi si dà un'opinione, come giustamente ha fatto Vessicchio, rispettabilissimo, e in tutti i settori va fatto, secondo me, questo primo passo verso la cultura, l'accettare l'altro, e insomma. Allora, noi ci avviamo quindi alla, diciamo, alla conclusione. Io prima di salutarvi voglio farvi vedere nuovamente i due testi. Il primo è Vorrei un tatuaggio color carne di Paolo Fittipaldi, che è lì nello stand in vendita questa sera in via del tutto eccezionale, 10 euro, e lo ringraziamo per ovviamente la sua presenza qui. E poi l'altro libro, che è il numero 1 di Francesco Mangiacapra, anche qui in offerta a soli 12 euro invece di 14, sempre lì nello stand, sconsigliato da Vessicchio, e giustamente sconsigliato da Vessicchio, in omaggio un'ostia. Allora salutiamo l'avvocato Francesco Mangiacapra, salutiamo Francesco. Sì, vuoi fare una domanda? Sì. Prima di salutare Sergio Vessicchio e ovviamente passare, se ci sono domande, al pubblico, se ci sono qualcuno che vuole qualche chiarimento. Allora, mi corre l'obbligo di fare due riflessioni. La prima è un libro, quello di Francesco Mangiacapra, molto forte. Ci tenevo forte come tema, come, che può essere condivisibile, non può essere condivisibile, è ovvio. Però ci tenevo, come ho selezionato, ho scelto questi libri, vi dico la verità. Viaggio per raggiungere da Castellammare, Napoli, il lavoro, viaggio con la Vesuviana. La mattina, per fortuna o per sfortuna, questi mezzi tecnologici che sono i telefonini ti fanno compagnia, e mi colpì il libro di Francesco Mangiacapra, che mi uscì sul Google Edicola, dove ho tutti i libri aggiornati, e uscì il libro di Mangiacapra, dove denunciava, e lui ha fatto una giusta riflessione, dove denunciava le mele marce della Chiesa, e, mentre non tutti i preti, insomma, sono corrotti. I corrotti sono dappertutto, quindi sia in un ente pubblico, un ente statale, un ente privato. Però mi colpì il fatto che un uomo, cioè un ragazzo, potesse pubblicamente svendersi. Sergio, sono d'accordo con te, può essere una marchetta, non una marchetta, però come hai detto giustamente, condivido la sua scelta. Ma è giusto, infatti hai fatto dall'inizio la premessa. Era una serata un po' particolare per Albanella. Però credo che anche ad Albanella questi valori, o meglio anche queste opinioni, devono essere affrontate, dovevano essere affrontate. Con Renato ne parlammo e quindi fu deciso di inserire all'interno del cartellone il libro di Mangiacapra. Ma vado alla domanda di Mangiacapra. Mi chiedo, hai girato tanti posti per presentare il tuo libro, alla fine hai messo la toga stasera, ho capito il motivo della toga, che, o meglio della vestaglia perché sostituisce la toga. Alla fine ti faccio una domanda, sei felice della vita che conduci? Cioè, ti porta, cioè, nonostante hai un benessere economico, hai felicità, hai benefici, hai profitti da questa vita che conduci? E questa è la domanda che ti pongo. Poi vado a Paolo, che ringrazio, perché stanotte quando sono ritornato in camera d'albergo ho fatto vedere subito a mia moglie, mi sono preoccupato perché mi arriva un messaggio che ha fatto un incidente stradale, un camion ha perso dei pezzi, la sua macchina è stata coinvolta con questi pezzi. Ho pensato, ma purché lui potesse raggiungere Albanella. La prima cosa che ho pensato è stata la salute, perché lavoro in un settore dove so che significa incidenti stradali, quindi ho avuto paura, ci siamo messi subito in comunicazione, mi ha tranquillizzato che la macchina aveva subito dei danni, dei gravi danni, ma non la persona, e questa è una cosa che mi ha rincuorato tantissimo.
e soprattutto ti ringrazio e voglio che rifacciamo un applauso proprio perché da Milano si è messo in viaggio stanotte e ha voluto portare la sua testimonianza. E ritorno al libro e poi ti faccio la domanda. Ritornando al tuo libro, io sono uno che in tarda età ho fatto dei tatuaggi, non l'ho fatto in giovani, l'ho fatto in tarda età perché credevo proprio in quel significato di fare quei tatuaggi. Ne ho tre perché anche io sono superstizioso, ho creduto alla... anche perché non, al momento non sento il bisogno di farne altri. Mia figlia di 17 anni mi richiede, non ho detto di non farli, attenzione, ho detto di essere sicura, matura, di fare un tatuaggio. Perché? Perché il tatuaggio va a vita, cioè va a vita. Una domanda che ti chiedo. Hai girato tantissimi tattoo per quanto riguarda i... credo che l'hai detto, però vorrei di nuovo la riconferma. Quanti ragazzi e quanti uomini fanno dei tatuaggi che poi chiedono di essere depennati perché non ne sono sicuri? E soprattutto, da dove nasce? Io so da dove è nata la mia passione del tatuaggio, ma da dove nasce la passione del tatuaggio dei ragazzi? Non dico delle persone adulte, ma dei ragazzi. È per moda? E poi hai scritto giustamente che anni fa chi faceva un tatuaggio era identificato come una persona criminale, con queste o meglio una persona non criminale ma proprio fuori dagli schemi. E con queste due domande, riflessioni che ho fatto, ringrazio innanzitutto il pubblico presente, che anche stasera siete numerosi, davvero tantissimi, bravi, ringrazio, un applauso, ve lo meritate, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio l'amministrazione comunale perché ha dato la possibilità di promuovere cultura e oggi non è facile, e ringrazio anche l'amico Vessicchio perché erano anni che non ci vedevamo, però insomma è rimasto sempre un rapporto d'affetto, di stima reciproco, questo lo devo dire e sono convinto di dirlo perché è una persona che è un giornalista, un opinionista un po' scomodo anima le serate, quindi ed è giusto che sia così. E poi ringrazio Antonio Lia, amico da sempre, che ha collaborato tantissime volte con l'Associazione Meridiani, e sia Paolo che Francesco. Grazie. Grazie a te per l'invito. Poi per rispondere alla domanda sarò molto breve. Le nuove generazioni soprattutto molto spesso fanno tatuaggi per emulazione. Vedono il cantante famoso, il calciatore, diciamo che ultimamente sono sempre più i ragazzi, specialmente più giovani, che vanno dal tatuatore con il cellulare in mano e dicono voglio questo. In realtà non funziona così, dovresti dare fiducia al tatuatore, dire che cosa vorresti, lui ti propone qualcosa, insomma è una collaborazione, perché ovviamente il tatuaggio deve essere unico. Se tu vai col cellulare e dici voglio questo, vuol dire che quel tatuaggio è stato fatto su un'altra persona o su più persone, e perde di significato, non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente nulla. E l'altra domanda invece, non me la ricordo, ma quante persone... Ah, le cover, ok. Questo è un altro dato che posso darvi, la maggior parte dei tatuaggi che vengono fatti quotidianamente in un negozio di tatuaggio, per un 60% sono coperture di altri tatuaggi o modificazioni. Quindi sì, c'è tantissima gente che si pente, specialmente coppiette, marito, moglie, eccetera, e tanti che però insomma magari col tempo si è scolorito, ha perso la linea, quindi viene ripreso, viene modificato perché vuole un altro soggetto, eccetera. Comunque sì, sono parecchie le coperture. Sì, passo anche a rispondere. Dunque, nessuna persona che si prostituisce lo fa per libidine, per divertimento, e quindi probabilmente la prostituzione non è non rappresenta la felicità di nessuno, né una scelta per quanto autodeterminata, una scelta di felicità. La prostituzione rappresenta piuttosto un tramite per avere un riscatto economico, per arrivare anche ad avere dei guadagni veloci, ma non facili, perché se fosse facile lo farebbero tutti.
Dunque è un modo per accumulare denaro in maniera più veloce rispetto ad altre, e lo è nel caso della mia storia personale, perché ovviamente io racconto la mia storia, che per quanto paradigmatica di una società, comunque è una storia assolutamente personale che fa riferimento solo a me. È un tipo di prostituzione iniziata proprio nell'idea di mettere da parte dei soldi per un futuro, per quel futuro che dovrebbe essere garantito oggi dalla società, dai titoli di studio, dal mondo del lavoro, che ahimè non ho visto garantito, e che quindi ho deciso di autogarantirmi in questo modo, da me, partendo da me stesso e arrivando a vendere il corpo per poter arricchirmi a tal punto da vedermi garantito un futuro. Io volevo ringraziare l'Associazione Meridiani e il sindaco Josca per aver avuto il coraggio di trattare un argomento non solo e non tanto scabroso, ma delicato, perché è più facile immaginare come Vessicchio che questi argomenti non esistano, siano inventati, siano frutto di fantasia, siano un espediente per andare in TV, ma è difficile pensare che qualcuno ci metta la faccia, ci metta il nome e rivendichi su se stesso quella propria dignità. Questo vuol dire anche fare cultura qui stasera, perché la cultura non è soltanto quella accademica, ma è quella che fotografa la realtà nel suo divenire, fotografa quella società che cambia, quei valori che si evolvono, quelle storie che si fanno realtà, e che probabilmente parlare di questo tipo di situazioni aiuta a capire, a chiarirsi e anche ad accettare tutte le diversità. Un attimo solo, Sergio voleva fare una piccola replica, volevo chiedere se tra il pubblico c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda. Il sindaco? Sì, un attimo solo. Un attimo, perché se no si perde il filo. Io ci tengo a precisare che non ho detto che queste cose non esistono, ho detto che esistono ma nessuno le scrive. No, esistono ma lei non le ha fatte, questa è un'altra cosa, e lo confermo qua, e le faccio i complimenti per come è attore. Ma lei il mio è molto numero bravo è su internet, può cercarlo, chiamarmi e vediamo lei, se le facciamo lei queste è cose. lei è un attore bravissimo, fra l'altro, che si è saputo vendere e ha saputo avere successo scrivendo queste bugie. Aspetta, anche perché l'avvocato poi continua a voler far decadere il ragionamento, ma mi sembra che la lezione questa diciamo sera a me sembra che la sua unica ragione di qui questa sera è per dire che il libro non è realtà. Ma se io sono stato chiamato oltre qui a ho fatto delle ricerche, mi sembra ho letto, una contestazione anche ma non è una contestazione, è una constatazione, la constatazione è anche fortunatamente c'è chi leggendo il libro invece riscontra che esiste. C'è ma chi mi chiama parlare, e dopo lui è bravo, questa è una strategia nell'interrompere molto che conosco molto bene. Ripeto ancora una volta, quello che scrive lui in questo libro sono bugie, totalmente bugie. Il libro non lo ha scritto lui, non può dimostrare niente di questo, è un'operazione di marketing editoriale. In italiano si dice marketing editoriale, in termini poveri è una marchetta editoriale, questa è la marchetta. Se serve ad aiutarlo, lo aiuto, comprate il libro. Io vi consiglio di non comprarlo, perché dal punto di vista culturale, dal punto di vista... Lo compri, signora, lo compri benissimo. E poi mi telefoni però, e dice, aveva ragione Vessicchio. Invece gradirei che chi poi ha letto il libro, come spesso accade con tutti i feedback che ricevo, in chi legge il libro si innesca spesso un'idea di ragionamento, perché si apre a determinate situazioni di vita a cui prima magari non aveva pensato che potessero esistere e che potessero essere così vicine, così tangibili. Quindi fondamentalmente è un modo anche per riflettere su quello che accade così vicino a noi, ma di cui spesso non ci accorgiamo. Il sindaco vuole fare allora soltanto una considerazione con Fittipaldi.
Intanto io assisto che è vero ad un incremento di, progressivo di ragazzi e anche adulti che chiedono il tatuaggio, perché magari raccontano storie della propria vita, delusioni e quant'altro, vogliono stigmatizzare particolari momenti, eccetera. Ma quello che sto notando da medico, che poi si interessa pure di queste cose, è che c'è sempre più richiesta di ablazione del tatuaggio. E quando ti arrivano e chiedono di portar via il tatuaggio perché racconto una storia che è diventata spiacevole, oppure in altri casi vengono perché devono essere sottoposti ad una visita medica, per esempio un militare, eccetera, dove il tatuaggio viene stigmatizzato come qualcosa di negativo, che non ti fa superare la visita medica, e allora là sono i problemi, perché sappiate che togliere un tatuaggio non è una cosa molto semplice, non è una cosa semplice, si lasciano cicatrici importanti che deturpano notevolmente il corpo, soprattutto poi quando questi tatuaggi vengono fatti in parti del corpo molto visibili. Vedo da qui Fittipaldi con la maglietta, con maniche corte, non sono stato lì vicino, non vedo tatuaggi, ce l'ha. Ce l'ho. No, ha perfettamente ragione, il tatuaggio è una ferita. È una ferita. Adesso stanno uscendo dei laser molto potenti che permettono la cancellazione, rimane comunque la cicatrice e necessitano di numerose sedute che costano anche molto care. Per ovviare a questo, è come dicevo prima, informatevi, e vale lo stesso per fumare, per bere, no? È giusto che se uno decide di fumare le sigarette deve informarsi sui rischi che corre, su quello che succede, che cos'è, cosa c'è dentro, eccetera. Poi può anche decidere di farlo, come no. Vale anche per il tatuaggio, è verissimo, il tatuaggio è stigmatizzato in tantissime, all'estero un po' meno, in Italia i tatuaggi visibili, specialmente braccia, faccia, collo, se ne vedono pochi, o hai difficoltà a trovare lavoro, e insomma, però è un, paradossalmente il tatuaggio racconta una storia, molti ci tengono a portarsela dietro, e quello che io consiglio sempre comunque è, ma io stesso li faccio in posti non troppo visibili, ma per mio gusto personale. Alcuni si sono fatti prendere la mano e sono tappezzati di tatuaggi, e però condivido in pieno tutto. Insomma, sono tantissimi quelli che oggi vorrebbero cancellarlo. È un dato statistico inconfutabile. A Mangiacapra, dunque, sì, effettivamente, Mangiacapra invece, che poi fra l'altro è un argomento frizzante, no? Simpatico, è inutile che mettiamo la testa e facciamo i parrucconi, che queste cose qui esistono, le conoscono, si conoscono da sempre. Umberto Eco, quando si parla, non è una novità, quando si parla di omosessualità e di deviazioni in alcuni ordini, diciamo, particolari, eccetera. Umberto Eco nel nome della rosa descrive molto bene determinate cose. Ma a Mangiacapra volevo chiedere una cosa, un paio di cose, una simpatica, se il suo vestito di battaglia è quello lì. E poi, però questa è una cosa che devo chiedere anche a Fittipaldi, a Mangiacapra che sottopone a questi stress, no? Sia indirizzando le proprie attenzioni a un pubblico maschile, sia indirizzando la propria attenzione a un pubblico femminile. Dico a Mangiacapra, ma hai paura? Ti do del tu, insomma, ti vedo giovane, eccetera. Chiaramente ti consento di darmi. Infatti, ha sempre 24 anni, sindaco. Lui da tanti anni ha 24 anni fissi, bene, quindi non bene. Li cambia. E fa bene, fa bene. Dico, ma non hai paura di tutte queste malattie che ci sono in giro? Sto parlando di HIV, sto parlando di epatite B, sto parlando di epatite C, sto parlando di gonorrea e quant'altro.
le stesse paure, guardate, sentite bene. Allora io ringrazio il dottor Josca per aver... Le stesse paure dovrebbero averle coloro i quali si rivolgono ai tatuatori, perché è vero, ci sono tanti professionisti tatuatori che insomma fanno le cose legge artis, cioè, ma ci sono tanti che sono denestofanti e quindi utilizzano gli stessi aghi da un paziente, da una persona a un'altra persona, quindi si sta incrementando il trasferimento di patologie virali e anche di tipo diverso da persone all'altra, proprio perché assistiamo a queste situazioni. Quindi paure? Sì, allora io innanzitutto la ringrazio tantissimo per aver introdotto l'argomento dell'utilizzo delle precauzioni sul sesso, che è un argomento che tocco nel libro, e c'è alla fine un invito esplicito ad utilizzare sempre il preservativo e soprattutto a non abbassare mai la guardia sull'utilizzo delle precauzioni. Nel mio caso ovviamente il mio compromesso è quello di vendere il corpo ma non la salute. Per cui mi guardo ovviamente sempre dal fare delle prestazioni che possano essere in qualche modo pericolose per la salute. Quello che è importante secondo me sottolineare è che non esistono persone a rischio, esistono rapporti a rischio, esistono situazioni a rischio. Potenzialmente qualunque rapporto, anche con una persona appunto insospettabile, sposata, è a rischio. Non si può parlare di persone che sono tranquille, con cui si può magari scendere a compromessi, e questo è importante chiarirlo, perché per contrarre una malattia sessualmente trasmissibile non servono 100 rapporti sessuali con il preservativo, ne basta appena uno senza. Per cui quello che è importante è far passare il messaggio che l'utilizzo delle precauzioni deve essere tassativo e deve prescindere dalla persona con cui si va, dal momento in cui si va, ovviamente parliamo di persone con cui non abbiamo un rapporto di coppia monogamo. E nel libro c'è appunto un invito all'utilizzo del preservativo e a non abbassare la guardia. Tra le altre cose, quando nel libro faccio una carrellata su tutte quelle che sono le situazioni di persone che magari a volte anche propongono di non utilizzare il preservativo, in alcuni casi magari la casa editrice mi ha chiesto esplicitamente di essere meno crudo. Fondamentalmente purtroppo mi rendo conto che la realtà supera la fantasia, supera l'immaginazione, supera quello che si può scrivere in un libro, e che le malattie sessualmente trasmissibili sono assolutamente all'ordine del giorno, sono vicine a tutti noi. Per cui io questa è una battaglia che generalmente porto in tutte le presentazioni, a volte ho anche distribuito preservativi agli avventori, ho pubblicato sui miei canali social le mie analisi cliniche, quindi il test HIV, il test HCV, il treponema, con ovviamente dove si evince che sono sessualmente sano, ma invito sempre le persone a controllarsi dopo e prima a utilizzare le precauzioni. Quindi grazie veramente per aver posto l'attenzione su questa cosa. Quello che invece penso di condividere con Fittipaldi è in qualche modo è l'etica professionale che bisognerebbe avere. Ho sempre pensato che magari alcuni tatuatori dovrebbero eticamente fermarsi davanti al fare determinati tatuaggi, o almeno informarsi su quando sia il caso di procedere ad un tatuaggio. E moltissimi lo fanno, moltissimi lo fanno. E diciamo che questo libro è nato proprio per raccontare la parte sana del mondo del tatuaggio, perché come diceva appunto il sindaco, gli abusivi sono tantissimi, materiali scadenti, fatti in cantina, insomma delle robe veramente assurde. E molti si rifiutano di fare ad esempio simboli politici o religiosi o sportivi, quant'altro. Molti no,
e insomma sono talmente tanti che controlli. Per contro, mettersi un profilattico per farsi un tatuaggio non serve praticamente a nulla. Io, se volete provarlo come esperienza, poi me la racconterete. Però. C'è un intervento dal pubblico. Guarda, io è un progetto che ho proposto alla Durex, speriamo, non so. C'è un intervento dal pubblico, c'è una domanda. Buonasera a tutti. Buonasera. Questa sera abbiamo assistito veramente a un confronto accesissimo, il pubblico ha partecipato. Per ultimo partiamo da quelle che sono le utilità di questi ultimi interventi dovuti all'aspetto proprio... diciamo così, tocca un po' tutta la società da un punto di vista della salute, da un punto di vista degli altri problemi. Però ecco, direi che anche l'intervento di Sergio Vessicchio tutto sommato ha animato questa serata e quindi noi ne traiamo questo aspetto, diciamo, un po' diverso, però sicuramente ha messo del pepe in questo discorso. Che poi alla fine, nel rispetto delle libertà di ciascuno di noi, è accettabile. Ecco, ognuno di noi può farsi la propria idea. Però io voglio sottolineare una cosa, quello che purtroppo, caro Mangiacapra, mi ha un po' colpito, tutta la simpatia, tutta la libertà, tutta la tua esperienza, tutto quello che dici io lo accetto, lo ascolto. Però quello che mi ha colpito, ecco perché ti volevo che tu mi chiarissi questo aspetto, quello che più mi ha colpito e mi sembra un po' fuorviante è il momento in cui tu hai fatto questa ti do del tu, scusami, Certo. Ecco, perché ormai facciamo parte di questo contesto, di questa assemblea, quindi siamo tutta una famiglia. Siccome i problemi sono così scottanti e così attuali che non si possono liquidare così in una serata, ci vorrebbe del tempo. Però, caro Mangiacapra, quello che mi ha colpito, se questo mi sembra che l'ho sentito con le mie orecchie, è toccato un po' anche dentro, con tutto il rispetto della libertà, ripeto, quando tu hai fatto la prefazione, sicuramente che hai fatto questa scelta perché la società, la tua professione non ti dava quella sicurezza, quell'autonomia, è drammatico perché i temi sono tanti, però è fuorviante. Non è assolutamente educativo. Noi non possiamo assolutamente far proporre, soprattutto far ascoltare queste cose a dei ragazzi. Ma infatti io la ringrazio per questo intervento, perché come io stesso ho premesso, il mio non è un invito a prostituirsi, non è un'apologia della prostituzione, è un racconto di una storia di vita, una fotografia sociale esistente, per cui si invita le persone a riflettere, non per dire imitate questa storia, non per dire fate come me, anche perché le dirò di più, leggendo il libro poi si evince che fondamentalmente la scelta di prostituirsi, per quanto economicamente remunerativa, non è una scelta facile, non è una scelta semplice, non è una scelta che potrebbero fare tutti. Non è una cosa da fare così semplicemente, che non va a inficiare la tua vita, che non ti va a bollare a vita, che non fa in modo che lo stigma che c'è sulla tua testa perduri anche quando tu smetterai di prostituirti. Quindi non vuole assolutamente rappresentare un'apologia della prostituzione. Con te. Le dico di più. C'è stato qualcuno che inizialmente ha comprato e letto il libro con l'idea di creare una startup sessuale, quindi insomma di mettersi in gioco e di prostituirsi. Dopo mi ha scritto dicendo: guarda, ho letto il libro, mi hai fatto passare la voglia di prostituirmi. Quindi in questo modo forse il mio contributo è utile, perché offre una panoramica e che ovviamente che non si propone come migliore né come migliorativa rispetto alla società attuale, ma induce a delle riflessioni, ci fa fare delle domande, non do le risposte perché mi limito a raccontare la mia storia, ma innesco delle domande che forse ognuno di noi si è già fatto e che dobbiamo continuare a farci per capire perché oggi laurearsi vuol dire
iniziare ad essere disoccupati, iniziare a vedersi sbattute una serie di porte in faccia infinite, essere costretti ad andare all'estero, essere costretti ad accontentarsi a fare dei lavori che non sono quelli che propriamente 30 anni fa un laureato avrebbe fatto. E questo è il senso del libro, non è un invito a dire prostituitevi, no, assolutamente. Io infatti non ho capito che tu volevi fare un invito. Però è fuorviante, perché nel momento in cui tu lo sottolini, ecco, fa parte del tuo racconto, del tuo percorso, ci metti quasi, ecco, pur volendo dire fate questo, però tu sottolineando questo aspetto hai trovato una via di fuga che francamente per me resta fuorviante, perché non possiamo trattare questi temi con questo atteggiamento quasi ecco di... come si dice, di una decisione al di là del fatto personale. Mi consenta, è uno specchietto per le allodole, ma ancora non lo avete capito. Ma, scusatemi un po', fondamentalmente invece ve lo spiegate in una maniera così sono bugie che non ha scritto nemmeno lui e non sa dare la spiegazione. Allora, ci porta per via di traverso. Questa se più, è un'illazione. Più domande gli fate, quand'anche se più domande gli fate e più ci annoia questa storia della subbua. No. Ma magari fosse una storia falsa, magari ognuno di noi non si sentisse toccato ma per piacere, da quello che sto dicendo. Ma noi non ci facciamo prendere in giro da lei. Purtroppo, magari, noi non ci facciamo prendere in giro. Ripeto, c'è poco da prendere in giro. È la realtà, è una fotografia della realtà. Lei è un grande attore. Ma magari lei è un grande attore. Ok, un'altra domanda. Non mi sovrapponete, c'è un'altra domanda del pubblico. È una signora? Grazie, buonasera a tutti anzitutto, devo alzare? Allora, diciamo che faccio una piccola premessa personale dove praticamente, effettivamente, io sono una persona che mi pongo tanti interrogativi e quindi non è detta che non la veda come il signor Vessicchio, che ammiro e rispetto come giornalista critico sportivo. Ciò non toglie che possono essere tutte verità quelle che invece ci dice l'avvocato Mastro Mangiacapre, mi scusi. L'avvocato Mangiacapre però mi ha un attimino fuorviato fin dal principio, quando in netta contraddizione per quel che mi riguarda ha asserito di aver praticamente intrapreso degli studi giuridici arrivando quindi all'avvocatura, e quindi andare in netta contraddizione con quelli che sono stati i suoi principi, suppongo, perché se lei ha intrapreso una determinata strada penso che ci credesse, e poi praticamente ha intrapreso la strada della prostituzione, addirittura arrivare a fare l'escort, cosa non da poco. Cioè, l'una non esclude l'altra nella realtà. L'una non esclude l'altra, ma va in netto contrasto, per l'amor di Dio, in Italia niente viene escluso, e questa ne è la prova. Fermo restando questo, mi toglie una curiosità, questa è la mia domanda. Quando è che lei effettivamente ha deciso di informare le autorità per il fatto che dei preti si fossero rivolti a lei per avere delle prestazioni sessuali? Cioè, l'ha fatto nel preciso istante in cui, come prima ci ha palesato, è rimasto disgustato da questa situazione, perché ha subito pensato che fossero dei soldi ricevuti in donazione, perché ciò non toglie che potessero essere dei soldi personali, in eredità, qualsiasi sì, altra sì, cosa. E infatti... Oppure semplicemente l'ha usato come leitmotiv, come perno principale della sua ascensione a livello mediatico? Dunque, le rispondo molto volentieri, perché nel capitolo dedicato ai miei clienti ecclesiastici faccio una lunga panoramica di preti, miei clienti, che mi specificavano sempre di utilizzare per i soldi delle mie prestazioni il proprio patrimonio personale e non assolutamente quello delle offerte. Quindi, insomma, io non stavo a giudicare la moralità della posizione di ecclesiastico, ma ritenevo che ognuno poi dei propri soldi, a prescindere dalla figura sociale che si riveste, possa fare quello che vuole. Quando invece nel caso di Don Luca Morini, per il quale, le ripeto, è aperto un fascicolo presso la procura di Massa, dove sono stato sentito come persona informata dei fatti, quando nel caso di Luca Morini ho scoperto che
era un prete, perché inizialmente non lo sapevo, lui si proponeva come un magistrato. Ebbene, quando ho scoperto che era un prete e quando ho intuito che i soldi che lui spendeva facevano parte del patrimonio non personale, ma si trattava di soldi sottratti ai fedeli, ho subito sospeso i miei rapporti con lui, ho informato prioritariamente la Chiesa, per poi notare addirittura che, nonostante io avessi informato la Chiesa, Don Morini continuava ad andare con altri escort e a spendere gli stessi soldi con altre persone. A quel punto ho informato i giornali, servizi televisivi delle Iene, e si è aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica. Quindi reputo di aver agito nella maniera moralmente meno... prego? Il reato è appropriazione indebita. Beh, è stato rinviato a giudizio, quindi... Un attimo, c'è il sindaco che vuole intervenire. Lo dimostrerà. Prego, il sindaco. PM. Un attimo solo. No, io devo intervenire perché non sono affatto d'accordo, o sono parzialmente d'accordo con questo, con Mangiacapra. Quando parliamo di materialità e quindi di soldi, eccetera, eccetera, per me è una cosa importante, quindi andava denunciato, perché questo signore... perché non è un prete, perché non lo considero prete, sottraeva danaro dalle casse dei fedeli e glielo dà e lo dava a lui, eccetera, eccetera. Ma quando parliamo di moralità e parliamo di altre cose, credo che sia qualcosa di molto più importante. E credo che il dovere di Mangiacapra era quello di denunciare non solo l'appropriazione indebita da parte di questi preti, ma avrebbe dovuto assolutamente innanzitutto non prestare il proprio corpo a questi signori, ma avrebbe dovuto immediatamente informare non solo le autorità diciamo laiche, ma avrebbe dovuto informare anche le autorità ecclesiastiche, perché queste persone meritano calci nel culo e non altro. E non altro. Le dirò, sono d'accordo con lei, ho informato la curia di Napoli di altri preti con cui ho avuto a che fare, e la posizione della curia è chiara, i preti stanno ancora lì, posso fare nome e cognome ai giornalisti. Allora, se non ci sono altre domande, ci sono altre domande? Una cosa, Renato. Io sono d'accordissimo con te su tutto. Il problema è che i preti stanno ancora lì, perché la credibilità del denunciante che viene meno. Ho fornito prove alla curia. La mia opinione, ci mancherebbe altro. Perciò i preti stanno ancora là. Allora, se io vedo persone che sono anche affacciate, ci fa piacere, sopra i balconi, Il cielo stellato, Un libro sotto le stelle, 10 anni, è una tappa importante. Io lancio l'invito, Hic Manebus Optime, qui, perché qui resteremo ottimamente anche nei prossimi anni. Grazie a tutti e buonasera.